Iniziamo a capire allora come ragiona il diritto alla proprietà intellettuale quando parliamo di dati. Già questo titolo in realtà è sbagliato, no? Proprietà intellettuale sui dati sarebbe da asterisco, tra parentesi, la proprietà intellettuale sulle banche dati, più tecnicamente. Dicendo proprietà intellettuale mettiamo dentro un po' tutto e come ho già spiegato ieri spiedicato, in realtà il dato, il singolo dato, forse può essere tutelato con qualche strumento, diciamo qualche istituto della proprietà intellettuale, ma non col copyright o col diritto d'autore o col diritto sui generis, ma più propriamente con il segreto industriale o gli accordi di riservatezza. Cioè quando una singola informazione, un singolo dato deve essere tenuto sotto chiave, non deve conoscerlo nessuno, non deve sfuggire, l'unico modo che ho è non dirlo a nessuno, sostanzialmente, se devo tutelare la singola informazione. Cioè, se sono il primo al mondo ad aver misurato l'altitudine del comune di Bormio e voglio avere un'esclusiva su questa informazione, su questo 1225, su questo numerino, l'unico modo che ho è non dirlo a nessuno, sostanzialmente. Oppure vincolare i miei interlocutori con un contratto di non divulgazione che li obbliga a non diffondere questa informazione, questo singolo dato. Ok, questo è l'unico modo. Da lì in poi non possiamo parlare di dato, ma dovremmo parlare di banca dati. Adesso vediamo un attimo. Quindi il copyright sui dati, punto di domanda. Tecnicamente allora non esiste un copyright sui dati in sé. Per tutelare i dati crudi dobbiamo fare ricorso ad altri strumenti giuridici come il segreto o gli accordi di riservatezza, quello che vi ho appena detto. Però nel 1996 l'Unione Europea, all'epoca Comunità Europea, crea un nuovo diritto, cioè dopo una discussione a livello appunto politico tra i paesi membri della Comunità Europea, si pensa che sia importante tutelare le banche dati con qualcosa che assomiglia al copyright, ma ci si accorge che il copyright non è efficace, cioè il copyright classico non è efficace sulle banche dati. Perché? Perché il copyright funziona, cioè scatta nel momento in cui c'è carattere creativo, c'è un minimo di sforzo creativo. Cosa succede se una banca dati invece per sua natura non è creativa? Cioè una banca dati che è puramente collettanea, dove lo sforzo non è tanto quello di organizzare con qualche criterio originale il dato, ma è quello di raccogliere una massa di dati il più fitta possibile. Il classico esempio, l'elenco telefonico. No? L'elenco telefonico è un esempio che io faccio con i miei studenti per far capire, uno, che la banca dati può essere anche analogica, no, l'elenco, le pagine bianche, il librone che ci lasciano sotto casa una volta all'anno, una volta ogni tot, è una banca dati, è un malloppone che raccoglie numeri di telefono e indirizzi, che sono raccolti come? In ordine alfabetico e in ordine divisi per comune. Quindi non c'è un criterio creativo, ok? Quindi difficilmente lì il signor pagine bianche o il signor, non mi ricordo qual è la società che ci sta dietro adesso, può vantare un vero e proprio copyright. Perché lì è un lavoro di raccolta, la fatica non è tanto nel sforzo intellettuale di autori, non ci sono autori, ci sono raccoglitori di dati, ok? Quindi il copyright classico non funziona bene su quelle banche dati che non hanno un carattere creativo, ok? E che sono tra l'altro la maggioranza in un mondo come quello di oggi, digitalizzato, in cui la banca dati quasi sempre è appunto una tabella divisa da virgole oppure un foglio di calcolo con appunto dei riquadrini in cui ci sono dentro numeri e sigle, ok? Quindi in tutti quei casi cosa possiamo fare? Allora l'Unione Europea arriva, il diritto europeo arriva a inventarsi un diritto che si chiama sui generis, che non a caso si chiama sui generis perché appunto non era assimilabile a nessun tipo di diritto o d'autore o connesso che fino a quel momento si era pensato. Beh, questa slide non dice nulla rispetto a quello che vi ho già detto prima, quindi a ben vedere non sono i dati in sé ad essere tutelati, ma le banche di dati, o se vogliamo usare la dizione anglofona, database. In altre parole, i dati sono tutelati solo in quanto aggregati e organizzati in un database, e solo se questo database ha richiesto un rilevante investimento per la sua realizzazione. Cioè vedremo che mentre il requisito fondante che fa scattare la tutela di copyright o di diritto d'autore, come lo chiamiamo noi, come nel nostro ordinamento andrebbe chiamato, nel mondo nell'ambito delle banche dati non creative, quindi tutelate da diritto sui generis right, il requisito, cioè il trigger, quello che fa scattare la tutela è l'investimento, cioè non tanto l'attività creativa ma il rilevante investimento per costituire questa banca dati.
Dalla definizione di banca dati che viene dalla direttiva è questa. Noi nei nostri articoli, articolo 2 della legge sul diritto d'autore, la legge 73 del 41, al punto 9 abbiamo sostanzialmente copia e incollato e riportato quello che già diceva la direttiva. Diciamo, la definizione più sintetica è banca dati uguale raccolta organizzata di dati, un insieme organizzato di dati. La definizione precisa della direttiva è una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo. Quindi è chiaro che, essendo una definizione del 96, già pensa ai mezzi elettronici come principale espressione e modo di fruizione della banca dati, ma anche in altro modo. E vi ho già fatto un esempio di banca dati che è ancora analogica. No, ce n'è un altro, un archivio storico. Un archivio di documenti è una banca dati analogica, si va ancora a sfogliare il catalogo perché sono magari documenti del 1800, dei primi 900 che non sono mai stati digitalizzati. No, quello è un altro esempio di banca dati analogica. Questa slide, la slide di cui sono abbastanza orgoglioso, nel senso che secondo me rende abbastanza l'idea dei vari livelli di tutela che si sono venuti a creare con l'arrivo del cosiddetto diritto sui generis. Vedete, allora abbiamo detto che le semplici informazioni, i singoli dati non sono oggetto di tutela, se non attraverso appunto il segreto o altro tipo di vincolo, ma piano puramente copyright e diritto d'autore non c'è una forma di tutela. Se invece il database è non creativo, cioè non ha dei criteri creativi di organizzazione, non ho fatto un esempio invece di database creativo, pensate a database creativo, non so, un database di fotografie, che raccoglie fotografie dei più grandi fotografi dall'inizio del Novecento ad oggi, curato da Oliviero Toscani, il quale organizza le fotografie secondo gli stili, secondo l'approccio, secondo le suggestioni che vengono date dai vari autori. Okay? Quella è una banca dati creativa, perché? Perché non c'è solo una ricerca in ordine alfabetico, una ricerca in ordine di data d'uscita o di ordine alfabetico per l'autore, ma c'è l'organizzazione, c'è uno strato in più che, diciamo, rispecchia il modo di vedere dell'autore della banca dati, e in questo caso è corretto chiamarlo autore di banca dati e non costitutore, che è in quel caso, nell'esempio che ho fatto io, Oliviero Toscani, oppure che ne so, Vittorio Sgarbi, che viene chiamato a fare l'organizzazione di una banca dati di quadri di tutto il Rinascimento italiano. Ok, quindi organizzata in quel modo, la banca dati diventa anche creativo. Quindi vedete i due livelli, quindi il database non creativo, cioè l'elenco telefonico, una raccolta di dati geografici che ci dicono le temperature in tutte le province italiane dal 1900 ad oggi e via dicendo, quello sono database non creativi perché quasi sempre i dati sono raccolti in ordine numerico necessitato secondo criteri che sono alfabetici o necessitati, quindi non c'è creatività nella loro organizzazione. Quella è una banca dati tutelata dal solo diritto sui generis. Abbiamo poi invece la banca dati creativa, che in realtà ha tutte e due le tutele, perché il diritto sui generis c'è sempre. E quindi la banca dati, dell'esempio che ho fatto prima delle fotografie, ha un livello di tutela sul concept con cui l'autore ha creato la banca dati e organizzato i contenuti, e anche il diritto sui generis sull'estrazione di parte sostanziale della banca dati, come vi farò vedere dopo. E tra l'altro, nell'esempio che ho fatto prima, c'è anche un copyright sulle singole foto. Essendo foto, come vi ho detto, del Novecento, probabilmente i loro autori non sono morti da più di 70 anni, quindi probabilmente sono in buona parte tutelate anche le foto da diritto d'autore, quindi c'è un terzo livello di tutela che riguarda il contenuto della banca dati. Però vabbè, adesso non vi voglio portare fuori strada, perché appunto quello di cui in realtà parleremo dopo, visto che siamo in un ambito big data, è più la banca dati database non creativo, quindi siamo più o meno qua. E vediamo un po' in cosa consistono questi due livelli di tutela. Allora, il diritto d'autore sulla banca dati è un diritto d'autore in senso pieno, quindi tutela scatta quando c'è carattere creativo, quindi l'esempio che ho fatto prima, ci vuole si deve trasmettere nell'organizzazione dei dati il punto di vista personale dell'autore. Quindi vuol dire che se Oliviero Toscani l'ha fatta in un modo, probabilmente Tizio la farebbe in un altro e Caio la farebbe in un altro modo ancora. Ecco dov'è la creatività. Il titolare del diritto viene chiamato propriamente autore della banca dati, eccolo qua.
L'effetto di questo diritto è che l'autore ha un diritto esclusivo di riprodurre, tradurre, adattare, diffondere in pubblico la banca dati, come più o meno in tutti gli altri tipi di opere. Quindi anche l'autore di un testo letterario, l'autore di un brano musicale o di un disegno ha un diritto esclusivo tipico di riproduzione, traduzione, adattamento, diffusione, comunicazione al pubblico, i classici diritti che sono elencati all'articolo 12 al 18 bis della legge sul diritto d'autore. E la durata del diritto è 70 anni dalla morte dell'autore, perché è un diritto d'autore pieno, che è quindi tantissimo per una banca dati, vuol dire che devo aspettare che muoia l'autore e poi cantare 70 anni pieni, quindi a volte anche 71-70 anni solari dalla morte, finché sia scaduto il diritto. Quindi vediamo adesso la differenza invece con il diritto sui generis. Il diritto sui generis copre qualsiasi tipo di qualsiasi banca dati, anche priva di carattere creativo, che però abbia richiesto un rilevante investimento per la sua costituzione. Su come si calcola il rilevante investimento, ieri già qualcosa ha detto il collega, e dovremmo leggere un po' di giurisprudenza della Corte di Giustizia per vedere come è stato calibrato, adesso no, oggi non riusciamo ad arrivare a questo livello. Il titolare del diritto in questo caso non si chiama autore, ma si chiama costitutore, cioè il soggetto che ha effettuato il rilevante investimento per la banca dati ed è il costitutore, quindi quasi sempre è un'azienda, è un'impresa. Non c'è un essere umano, una persona fisica, quasi sempre un soggetto imprenditoriale, visto che parliamo di rilevante investimento. Quindi vedete che cambia molto l'ottica rispetto al nostro diritto d'autore classico, che mette al centro la persona autrice, la persona creativa. E l'effetto del diritto, vedete, non è tanto un diritto esclusivo sulla riproduzione, perché ce ne faremmo poco, perché di queste banche dati non si fa riproduzione o derivazione, o non faccio il remix di una banca dati come faccio il remix di un brano musicale, ma faccio attività di estrazione e reimpiego dei dati contenuti nella banca dati. Quello è ciò che il costitutore di una banca dati vuole tutelare, che colui che ha fatto un rilevante investimento vuole tutelare, cioè che altri soggetti non facciano attività di estrazione di parti sostanziali della sua banca dati. Quindi paradossalmente cosa succede? I singoli punti, i singoli caselle all'interno di questa banca dati in realtà non sono tutelate da nulla, quindi io le posso prendere. Ma se comincio a prenderle, io concorrente, io altro soggetto che vuole copiare, che vuole estrarre e parassitarsi l'attività fatta dal costitutore della banca dati, lo posso fare, ma devo prenderli in modo così puntiforme e sparso. Se comincio a prenderne parti sostanziali e a reimpiegarle, quindi a utilizzarle in un'altra banca dati o in un'altra attività, allora vado a toccare, a violare il famoso sui generis right, il diritto sui generis sulla banca dati. E la durata del diritto, alta differenza sostanziale, 15 anni dalla messa in commercio della banca dati. Attenzione, asterisco, questi 15 anni ripartono ad ogni attività di aggiornamento sostanziale della banca dati, solo che poi nella giurisprudenza questo aggiornamento è stato ritenuto anche un semplice aggiornamento che ha una semplice validazione, cioè io ho ricontrollato che la banca dati sia ancora consistent, funzioni ancora bene e quindi sposto il copyright di un anno. Ok, e quindi di fatto abbiamo creato un copyright eterno, cioè in realtà vabbè, cioè, di modi per portare avanti il copyright ce ne sono tanti, fra cui aggiungerci diritti, diritto non so, nel mondo musicale si fanno i remix, i remaster, no? Cioè, di modi per allungare la tutela ce ne sono molti, però lì parliamo di un diritto che già di suo dura 70 anni, qua un diritto che dura 15 in realtà è difficile farlo scadere, perché se una banca dati è online, viene fruita online, il titolare della banca dati ogni anno mi sposta il copyright sotto e quindi i 15 anni si spostano sempre in avanti, quindi non arriva mai ai 15 anni, a meno che voi abbiate acquisito una copia della banca dati tale com'era 15 anni fa. Avete a casa una banca dati, una raccolta di sentenze su CD-ROM o su DVD-ROM del 2005? Se ce l'avete su DVD con scritto chiaro e tondo anno di produzione copyright 2005, allora forse avete una banca dati caduta in pubblico dominio. Ma se voi avete la stessa cosa online, cioè vi accedete tramite abbonamento, tramite accesso online, la stessa cosa è stata più volte aggiornata e quindi in realtà quella di 15 anni fa non la vedete più perché si è mischiata con gli aggiornamenti attuali, quindi il copyright, il diritto sui generis si è sempre spostato in avanti. Occhio, perché questo davvero non è una cosa da poco, E quindi questi sono, in conclusione, diciamo, adesso abbiamo visto come funziona la tutela del copyright e il diritto sui generis sulla banca dati, queste sono le domande da farsi per capire se abbiamo di fronte un database tutelato o meno e anche con che tipo di diritto è tutelato. Quindi prima domanda, la domanda base è: siamo in ambito europeo?
Perché tutto ciò che vi ho detto, come avevo precisato, ha radice in una direttiva europea. E quindi vuol dire che se io esco dall'ambito europeo, le cose sono molto diverse. E non è una cosa da poco anche questa. Perché in realtà buona parte del mercato, dei big data, dei dati in generale, anche quelli, come vi dicevo prima, non personali, quindi no, dati geografici, dati ambientali, dati meteorologici, sismici, vengono dagli Stati Uniti o dal Giappone o dalla Cina, paesi dove un diritto sui generis come quello che abbiamo noi non esiste. Usano altri strumenti per tutelare l'estrazione di dati da una banca dati, principalmente guardano, diciamo, all'ambito della concorrenza sleale, cercano di estendere al massimo elasticità il copyright anglo-americano e poi usano dove il copyright non arriva la concorrenza sleale. Non hanno però un diritto specifico che fa quello che fa il nostro diritto sui generis che abbiamo in Europa. Quindi prima domanda a farsi è capire se siamo nel solco, nell'ambito del diritto europeo. Poi ho a che fare con un database in senso proprio? Cioè la definizione l'abbiamo vista, quindi stiamo davvero parlando di un database o sono singoli dati che ho acquisito qua e là? Questo database ha o non ha carattere creativo? E questo ci aiuta a capire che tipo di diritto si applica. La costituzione di questo database ha richiesto un rilevante investimento? Perché se non c'è rilevante investimento non c'è neanche il diritto sui generis. Ok? Quindi la banca dati non creativa non è tutelata da nulla. È pubblico dominio probabilmente. Perché non è creativa, perché non è creativa, l'abbiamo detto in che senso? Non ha richiesto un rilevante investimento e quindi il pubblico... Questo quesito viene spesso portato quando parliamo di dati pubblici. Cioè, una pubblica amministrazione che ha come mission istituzionale, tra le sue mission istituzionali, quella di raccogliere dati e mettere a disposizione del pubblico, si può dire davvero che ha fatto un rilevante investimento? Giro questa domanda a Fernanda Faini, non so se mi ascolterà prima della sua lezione, perché sicuramente lei ne sa rispondere meglio di me, perché si occupa proprio anche di policy pubbliche, perché non è da poco, perché se noi arriviamo a definire che una pubblica amministrazione, pensiamo al comune di, no? Comune di Milano, è diciamo obbligato a raccogliere i dati sugli orari degli autobus e delle metropolitane e mettere a disposizione del pubblico, non è che può rinunciarvi. Forse il Comune di Milano, l'ATM, no? L'azienda municipalizzata, non è un'attività di vero investimento, perché lo deve fare comunque e tra l'altro riceve finanziamenti pubblici per farlo. E quindi gli economisti dicono, ma questo è davvero investimento? L'investimento richiede un rischio, richiede che io faccia un'attività, rischi del mio, per poi voler, e poi voglia tutelare questo investimento con la proprietà intellettuale. Quindi lascio aperto, so che è una provocazione questa, però quando poi torneremo nella fine, nell'ultima parte sui dati pubblici, vedrete che sarà utile questo tipo di riflessione. E ultima domanda, quarta, sto facendo un'attività di estrazione e reimpiego di parti sostanziali del database, l'ha già detto il collega ieri, cosa si intende per parte sostanziale? Non è un discorso puramente numerico, perché la Corte di Giustizia ha detto in una sentenza storica che la sostanzialità, il fatto che siano sostanziali queste parti, viene valutata sia su un piano quantitativo ma anche qualitativo. Cioè in una banca dati di 5.000 dati, se io vado a prendere una parte piccola, 100 dati, ma sono quelli importanti che tutti vogliono, che tutti vanno a cercare, che sono quelli che poi danno senso alla banca dati, anche se è una piccola percentuale rispetto alla banca dati, in realtà è una parte sostanziale. Ok? Nient'altro, queste sono le domande che... quindi sono arrivato alla conclusione anche della seconda parte.